La prima volta che mi recai in quell'alba degli anni Ottanta a Sacile a incontrare l'ingegner Fazioli, mi trovai in una situazione quasi fantascientifica, nel senso che c'era una grande struttura industriale, un mobilificio, e in lo spazio d'angolo ristretto, a parte, come sembrava un locale di servizio, viveva l'ingegner Fazioli con le sue carte, con le sue misure, eccetera. E diciamo che ha iniziato come un piccolo artigiano che sembrava con la lima, con la seghetta, il traforo a fare le cose. Mi sembrava questo. Sembrava anche quasi l'enfant terrible della famiglia Fazioli, che si metteva a giocare con delle robe che non capivano cosa stesse facendo rispetto a immensi armadi guardaroba e cose del genere. Io ho sempre avuto fiducia in quello che facevo e non dico che ero sicuro che ci sarei arrivato, ma comunque ero abbastanza cosciente di questo, sempre forte dell'idea che se uno le cose le fa bene e riesce a trovare, a mettere insieme un prodotto di qualità, prima o poi qualcosa succede. La mia passione per la musica nacque quando ero bambino, quando cominciai a studiare pianoforte e venni mandato a lezione da queste tre sorelle, ognuna delle quali insegnava uno strumento diverso. Era una specie di piccolo conservatorio in campagna. Io per la prima volta entrai in contatto col pianoforte quando entrai in casa loro e mi ricordo che fui veramente ammaliato da questo pianoforte verticale Schiedmeier di Stoccarda, tra l'altro, e aveva un suono meraviglioso, veramente bello. E io mi innamorai subito di questo suono e mi ricordo che mi misi a studiare anche con grande intensità, con grande passione. A casa non avevo pianoforte, per cui un giorno mi venne l'idea per fare i primi movimenti delle dita, pensai di praticamente copiare la tastiera proprio in scala 1 a 1, cioè copiare i tasti su un foglio di compensato, quindi fare una specie di tastiera visiva e esercitarmi su questa. Si vede che mio padre si impietosì di questo, diciamo, da tutto questo e quindi arrivò poi dopo un po' il pianoforte vero. Andavo a scuola, quindi praticamente frequentavo i normali corsi scolastici che naturalmente tutti frequentavano, però al lato studiavo pianoforte, ecco. E arrivai al punto di laurearmi in ingegneria poi e diplomarmi in pianoforte come esterno al Conservatorio di Pesaro. Avevo queste due vesti, no? Che non sapevo come poterle combinare e cominciai a pensare che forse il pianoforte poteva essere un po' un punto di unione da una parte la tecnologia, dall'altra parte, diciamo, il lato artistico. Incontrai delle persone, soprattutto il professor Pietro Righini, che
che era il direttore dell'Istituto Galileo Ferraris di Torino, che era una persona che conosceva molto bene la fisica, l'acustica applicata agli strumenti musicali. Poi ci fu Guglielmo Giordano, che è stato uno dei più grandi tecnologi del legno, e anche lui cominciò a darci delle dritte, no? Ecco. Mancava un costruttore di pianoforti e trovai questo signor Tiveron, che lavorava presso la fabbrica Tallone a Milano. Anche lui praticamente passò dalla parte nostra, quindi a questo punto c'erano un po' tutti gli ingredienti per poter iniziare un lavoro molto complesso, tra l'altro scelta dei fornitori, legno, ghisa, meccaniche, tastiera, cioè tante cose, insomma, ecco. All'inizio eravamo solamente tre persone, non avevamo degli operai. Potevamo usufruire qualche volta, quando ce n'era bisogno, degli operai della fabbrica di mobili. E cominciamo con il primo prototipo che uscì, me lo ricordo ancora, perché fu veramente la prima volta che sentì il suono del nostro pianoforte, che uscì nel giugno del 1980. Ci fu un'occasione speciale nel novembre del 1980, dello stesso anno, perché a Sacile vennero invitati a suonare Angelo Stefanato, violino, e Margaret Barton, pianoforte. Fra le varie proposte che gli vennero fatte ci fu anche quella di utilizzare il nostro pianoforte. La pianista naturalmente disse no, assolutamente, io ho un pianoforte che è stato fatto da uno sconosciuto e poi mi sembra che ne abbia fatto solo uno. No, naturalmente insistette abbastanza, per cui lei venne a provare il pianoforte e gli piacque e disse beh, il pianoforte è bello e quindi lo posso usare per il concerto. E quindi questo fu una specie di partenza, diciamo così, iniziale molto, però simbolica, ecco. Poi successivamente organizzai, d'accordo col comune, quando uscì anche il primo prototipo di pianoforte gran coda, un piccolo festival pianistico. Ecco, questo si svolgeva nel maggio del 1981, quindi l'anno seguente, e invitava a suonare personaggi anche abbastanza importanti. Per esempio il primo concerto fu fatto da Iordemus, e poi feci venire Riccardo Risaliti, carissimo amico che un po' ha tenuto a battesimo la nostra azienda. Poi invitammo Bordoni e alla fine c'era anche Magolov. L'incontro che ebbi all'inizio degli anni Ottanta con l'ingegner Fazioli è stato un incontro straordinario e veramente felicissimo per coincidenze. Noi due avevamo quasi in quel momento due strade parallele che si sono poi incrociate. E questo come accadde? Accade che io nell'inizio, proprio all'alba degli anni Ottanta, venni incaricato dall'amministrazione comunale di Monfalcone, adesso voglio ricordarlo, una piccola città vicino a Trieste, famosa per i cantieri, ma aveva praticamente soltanto i cantieri, e l'amministrazione comunale mi chiese se potevo in qualche modo infondere un po' di cultura e di arte
in quella situazione che, così oserei dire, quasi desertica. Con Carlo Di Contreras ci siamo incontrati proprio agli inizi, nell'82, quando lui organizzava a Monfalcone dei concerti in una chiesa, e quella volta ci chiese un nostro pianoforte per questa serie di concerti che organizzava. Ma come accade l'incontro? Per caso mi raccontarono che a Sacile c'era un giovane ingegnere che aveva studiato pianoforte, che era amante della musica e che aveva iniziato a costruire degli strumenti di pianoforte. Io andai a Sacile, ci incontrammo e rimasi, devo dire, folgorato nel sentire la bellezza del suono di questi strumenti, il suono profondo del registro basso, la dolcezza e mai stridente del registro acuto, la pienezza degli armonici. Era veramente un'esperienza per me acustica straordinaria. Fatto sta che nel frattempo il comune di Monfalcone riadattò un vecchio cinema creando il teatro, un bel palcoscenico, e sul palcoscenico ovviamente mettemmo un grande pianoforte Fazioli, il pianoforte da concerto, il 278, che è uno dei primi che egli ha costruito e che venne acquistato dal comune di Monfalcone. E fu veramente per me una gran cosa, insomma, il fatto di poter fornire un gran coda. Forse io credo che fu la prima vendita molto importante che facemmo, ecco. Si può dire che da quel momento il Teatro di Monfalcone divenne la vetrina della Fazioli pianoforte, e nei 30 anni che io diressi quell'attività monfalconese sfilarono centinaia di pianisti, anche le star, suonò Ashkenazy, venne a suonare la Martha Argerich, Christian Zimmermann, Louis Lortie, Buchbinder, Thiollier, insomma, questo per citare soltanto alcuni dei nomi più famosi, più prestigiosi del pianismo internazionale. Il primo ricordo di questo luogo qui vicino è la fabbrica di V8, mi pare. E nell'angolino c'era quell'inizio, proprio il germoglio. E poi dopo, quando sono usciti un po', una volta c'era uno che non era finito e c'aveva solo dei supporti di legno, senza le rotelle, senza niente. E dice: posso studiare? E dice: sì, vai oggi e domani, il weekend non c'è nessuno, e poi mi dici quello che pensi. E allora ho cominciato a fare il francese, anche se sono un po' americano,
sempre meno americano, sempre più francese. E allora ipercritico, perché i francesi sanno tutto anche prima che si inventa, cioè, una presunzione tipicamente gallica. Da pianista mi piace fare una differenziazione stilistica enorme. In qualche modo avevo un'altra visione anche del pianoforte, delle possibilità stilistiche da Debussy, Gershwin più recente, e anche da Bach e la polifonia, perché sono pianoforti che comunque sono sempre stati esemplari unici, con caratteristiche non tanto diverse, se si riconosce, però comunque è straordinario come si possa avere strumenti che hanno una personalità e non stereotipati come non faccio noi. Io ho iniziato a lavorare in fazione nel 1987 e venivo da un'altra realtà. Infatti facevo l'idraulico. Un giorno mio padre, che lavorava nell'azienda del fratello del mio titolare, l'ingegner Paolo Fazioli, è venuto a casa così dicendo che nell'azienda, appunto, di pianoforti cercavano della gente giovane, perché a quel tempo ero giovane e avevo appena finito il militare e appunto facevo l'idraulico, e ho provato così a fare un periodo di prova. Il mio periodo di prova è consistito nell'andare a Francoforte ad allestire lo stand della musica. Sinceramente per me era un'esperienza nuova, in quanto io di pianoforti, devo dire la sincera realtà, non capivo nulla. Vedevo che erano neri, avevano i tasti bianchi e neri, e il resto per me era proprio arabo. Le fiere per noi all'inizio furono molto importanti. Molto importante fu la fiera di Francoforte, la Musikmesse, che era a quel tempo, oggi addirittura non c'è più, a quel tempo era la fiera più importante per quanto riguarda proprio la musica. E fin dall'inizio facevamo sempre degli stand molto interessanti dal punto di vista del design, e questo ci aiutò molto, perché i tedeschi invece, che erano lì in grande spolvero, insomma, facevano degli stand molto brutti, francamente, non avevano dimestichezza col design, perché erano proprio costruttori di pianoforti e basta, insomma. Quindi i nostri stand furono un po' per tutti una specie di curiosità. Dopo la fiera di Francoforte, l'ingegnere mi ha chiamato e mi ha detto se volevo fare ancora un ulteriore periodo di prova, e questo più specifico, quindi con le prime lavorazioni sui telai di ghisa, sulla foratura delle ghise. Ho accettato e dopo 37 anni sono ancora qua. In azienda sono soprannominato l'ostetrico dei pianoforti, in quanto nella mansione di piazzamento della meccanica che faccio do la prima accordatura allo strumento, e quindi sento, tra virgolette, il vagito del pianoforte. Thank you.
primi 10 anni sono stati degli anni molto interessanti perché, tra l'altro, nel 1987 creammo questo nuovo pianoforte, cioè il 308, che è il pianoforte da concerto più lungo del pianoforte da concerto normale, e quindi fu un decennio in cui ci facemmo conoscere un po' da tutti. Quando l'ingegnere Fazioli mi disse che stava costruendo il pianoforte più grande del mondo, con 4 pedali, io mi fiondai subito a Sacire e volli inaugurare questo strumento, presentarlo pubblicamente, ed era, mi pare, l'87, e affidammo l'incarico di presentare al pubblico questo straordinario nuovo strumento a François-Joël Thiollier, il quale suonò i primi 2 concerti di Tchaikovsky, il primo e il secondo concerto di Tchaikovsky, con l'orchestra di Lubiana e sul podio Nanut. E il giorno dopo venne ripetuto il concerto a Pordenone. E ricordo ancora con grande stupore che, come bis, anziché fare i soliti pezzettini corti, che è così, insomma, i bis sono fatti così, fece per bis tutta la Rapsodia in blu. E infatti io rimasi veramente stupito, perché fare 2 concerti, i 2 concerti di Tchaikovsky, il primo e il secondo, e poi dopo fare pure la Rapsodia in blu, dico, ci vogliono 1000 energie, e lui tutto sommato, insomma, fece molto bene. Sono onorato di avere il privilegio di aver suonato in concerto il 308, e, che era a Monfalcone e poi a Pordenone. Io considero Pitagora come il grande dio, non è stato compreso, perché tale un Einstein ha capito già la discrepanza degli armonici di una nota fondamentale. 2000 anni dopo, Gesualdo da Venosa ha capito che si poteva temperare, che le quinte potevano essere più piccole, le quarte un po' più grandi, fare un compromesso, e che dove c'è quella discrepanza, che la scienza dimostra che il ben temperato è qualcosa che si applica anche nella costruzione di pianoforte. E dunque, come dice Paolo Fazioli, l'idea di il pianoforte più lungo si fa a metà corda, una chiarezza, una definizione del suono basso, quello fondamentale, che è un po' confuso su pianoforti più piccoli, oppure non esiste. Paolo, naturalmente, lui vuole sempre che sia più potente i pianoforti, perché, diciamo la verità, adesso i violinisti hanno strumenti migliori, gli strumenti sono migliori, e un'orchestra non si lascia sempre andare un po', e i pianoforti devono essere sempre più potenti per suonare con l'orchestra. In
occasione del concerto con il nuovo pianoforte più grande del mondo, io volli anche, come dire, fare uno scherzino, un giochetto all'ingegner Fazioli. Volevo mettere nel programma di sala una vignetta, un qualcosa che scherzasse sull'evento, e allora fra le cose così che mi era venuto a mente era, data la grandezza e l'idea di possenza di questo strumento, poi nelle mani, delle grandi mani di Tiollier, con i concerti di Tchaikovsky, fra le cose che mi era venuto a mente è di mettere questa caricatura di von Sauer in cui si può vedere il pianista che a cavalcioni dello strumento come una specie di grande coccodrillo con la tastiera, eccetera. L'altra possibilità era quella di mettere queste silhouette di Otto Boehler, in cui c'è Emil Sauer, sempre questo grande pianista, che la sequenza è come un fumetto, che si avvicina, suona, il pianoforte addirittura si trova inginocchiato perché spezza le gambe dietro, di suonare forte, e quando è completamente distrutto ringrazia il pubblico, ha finito il concerto. Ma preferì arrivare all'altra immagine. Questo è il grande Hans von Bülow, direttore d'orchestra, pianista formidabile del mondo wagneriano. Tra l'altro Wagner gli fregò la moglie, eccetera, ma insomma. Ed è questa silhouette di Boehler. E io presi questa silhouette, feci un trucchetto, facendo diventare questa, come vedete, allungando il pianoforte in maniera spropositata, no? Ed era questo che appariva sul manifesto. Addirittura il 308 andò a finire nello stesso anno alla Carnegie Hall, dove fu usato da Lazar Berman, e presentò un po' al pubblico americano questo 308. Il critico musicale del New York Times, allora era Harold Schoenberg, che è stato uno dei più grandi critici musicali, e fece un articolo molto interessante sul pianoforte. Insomma, diciamo che il pianoforte fu promosso a pieni voti, e questo fu veramente una cosa che ci confortò molto. Primo 308 mai costruito dalla Fazioli è tornato l'ultimo anno qui in azienda per un restauro, perché dopo un 35-36 anni di vita era necessario un intervento. Quindi è venuto dentro da Taiwan, tornato dentro, e abbiamo dovuto rianalizzare tutto il pianoforte, siccome non avevamo niente in archivio realmente di dati tecnici, quindi siamo partiti di fare un rilievo acustico, e dal rilievo acustico abbiamo notato un po' un suono nel cantabile un po' magro e corto, non era bello, bello carico, bello pieno. Thank you.
da quello siamo andati a vedere la bombatura della tavola sotto e abbiamo visto che c'era un po' di irregolarità, diciamo. Si è deciso di togliere tutto, la ghisa, corde e rifare un riarmo completo. Per fortuna la tavola armonica è rimasta impeccabile, anche il ponticello era tutto a posto. E quindi, cioè, insieme al capo reparto della falegnameria, abbiamo deciso di rivedere le cariche anche sulla tavola, siccome c'erano delle stranezze. Facendo questo, abbiamo anche deciso, ovviamente, di cambiare sommiere per avere più stabilità nel futuro, visto che aveva già una certa età. Quindi abbiamo tutto rimodernizzato un po', anche la posizione del tavolaccio verso le cordiere, la geometria un po' della meccanica, aveva una particolarità che aveva già il quarto pedale, quindi anche il mobile, quindi il coperchio a tre sezioni e non un unico coperchio, per avere un gioco maggiore di riflessi delle vibrazioni in sala o magari di tappare certe. I tasti, quella volta la tastiera era ancora in avorio e quindi abbiamo dovuto fare uno sbiancamento dell'avorio e abbiamo rifatto le guarnizioni proprio dentro i tasti e quindi è stato un lavoro lungo e molto emozionante, perché vedere un pianoforte di quell'epoca là, che non succede spesso trovarli, è stato molto interessante vedere il confronto di quel specifico 308 e come facciamo adesso questo modello. Io a quel tempo mi occupavo molto, diciamo, della progettazione proprio del pianoforte stesso e mi ricordo che un capitolo molto importante nella progettazione del pianoforte era costituito dal dimensionamento delle corde, quindi la lunghezza delle corde, il diametro, la tensione, eccetera. Mi ero reso conto che la lunghezza della corda era molto importante per la disarmonicità, che è una caratteristica, diciamo, né positiva né negativa del pianoforte, una caratteristica che dà un po' il colore allo strumento. E quindi pensai di fare un pianoforte leggermente più lungo, infatti si costruirono sale sempre più grandi e quindi l'idea di dotare queste sale di uno strumento più grande, più potente e anche con dei bassi più leggibili, se vogliamo.
sono arrivato qui nel 2000 per la prima volta. Venendo dall'Olanda, dal nostro rivenditore Evert Snell, ho iniziato lì nel laboratorio del restauro nel 99. Avevo proprio l'intenzione di capire meglio la costruzione del pianoforte. C'era questa richiesta dell'ingegnere se ero interessato di fare uno stage di almeno 2 anni, perché sennò non, sì, sarebbe stato troppo poco. Però avevo già in mente di voler tornare in Olanda. Quindi sono tornato nel 2003 da Snell, ho fatto portare in giro pianoforti, trasporto, ma anche cioè accordatura per concerti, quindi parlo di Herbie Hancock, parlo di Ciccolini, parlo di, sì, anche persone. Per me era una tensione immensa, cioè, però è stata molto, cioè una scuola molto buona secondo me, sì. Chiunque si occupa di direzione di teatri, di concerti, sa che uno dei grandi problemi è l'assistenza tecnica. Con i pianoforti Fazioli io avevo la garanzia di avere l'assistenza dei tecnici della Fazioli, i quali venivano il pomeriggio del concerto, parlavano con l'interprete, mettevano a punto e stavano fino alla fine del concerto per ogni buon conto. Chissà, forse qualcosa poteva accadere, cosa che normalmente non accade. E dunque c'era questa serietà proprio, no? di rapporto tra la direzione e l'artista che io trovavo assolutamente fondamentale. Alla fine l'amore mi ha portato di nuovo qui, questa è stata la scelta, e ho chiesto all'ingegnere quella volta: ma lei sarebbe disposta a riprendermi? Ha detto sì, subito, quindi sono di nuovo qua e sono sì, odierna, sono di nuovo 17 anni di fila però, quindi in tutto sono 20 anni che sono qui dalla Fazioli. Con i dipendenti c'è un rapporto di grande cordialità, grande rispetto e anche di, diciamo, spirito di gruppo, perché io qualsiasi decisione, anche tecnica, diciamo, non la prendo mai da solo, ma sempre naturalmente insieme ai miei tecnici, perché credo che diciamo, si riesce a fare meglio quando è il gruppo che, diciamo, che pensa, che fa, che inventa anche, no, delle cose, quindi un po' l'unione di tante intelligenze danno un risultato molto molto positivo, insomma. Quindi l'ingegnere dà del lei a tutti per una forma di rispetto e anche reciproco, ovviamente. Io invece mi sento dire il mio nome, cioè quando mi chiama o quando parliamo parla il mio nome, probabilmente perché il mio cognome Weinans è un po' difficile da ricordare o da pronunciare, quindi sì, non so cioè, se è un bene o male. Naturalmente alla fine degli anni 90 poi ci fu il grande passo, e cioè quello che ci portò in questo nuovo stabilimento che venne costruito proprio nell'anno 2000. Nel 2005 poi abbiamo inaugurato la sala da concerto. Molto importante fu l'amicizia con Aldo Ciccolini. Aldo Ciccolini, diciamo dall'84, quando fece il primo concerto alla Scala, poi fino a quando è venuto a mancare, ha sempre usato quasi sempre i nostri pianoforti. E poi sa, gli ultimi nostri beniamini sono Louis Lorty, Angela Hewitt, ancora il maestro Tiollier, perché anche lui è venuto a suonare qui nella nostra sala concerto. È cresciuto fino a costruirsi la nuova
fabbrica ed è stato veramente un crescendo molto bello, molto, molto appagante, perché il fatto di vedere una persona che con tanta determinazione riesce a superare tutti i problemi, gli scogli. Figuriamoci cos'era all'inizio la ditta Fazioli rispetto ai grandi marchi che hanno, non so, invaso, ma intasato forse, possiamo dire, quasi tutto il mondo della musica, no? Arrivava questa formica che poco a poco da Sacile cominciava a portare l'aereo. Cioè, veramente quasi miracoloso poi il percorso che ha fatto l'ingegner Fazioli. E nel 2015 abbiamo ampliato ancora di più i nostri spazi fino ad arrivare a 8.200 metri quadrati, quindi una fabbrica già abbastanza grande, insomma, non più una fabbrica piccola. E oggi siamo in 55 persone e produciamo 150.000 forti l'anno. Se un pianista non va a fare concerti soltanto per il guadagno, ma per, come si spera, il grande artista lo faccia per ambizioni e desideri, spinte interiori molto precise, il fatto di trovare uno strumento in cui può costruire il suono in quel momento, può avere, come dire, una possibilità di anche di essere diverso quella sera, che tutto questo sia uno stimolo sufficiente perché la Fazioli possa continuare a operare come ha operato fino ad ora e possibilmente anche meglio. Il concorso Chopin di Varsavia del 2021 credo che è stato l'ultima grande vittoria del nostro marchio. Tra l'altro vittoria che non ce l'aspettavamo, ma comunque è successo e questo ci ha veramente dato un colpo d'ala, come si può dire, no? Cioè ha portato ancora più su il valore e anche la visibilità del nostro marchio, anche l'attenzione sui nostri pianoforti. Io credo che l'ingegner Fazioli è una persona che ha una grande immaginazione, penso, cioè per creare un prodotto che alla fine il pianoforte negli ultimi 150 anni ci sono stati poche modifiche, diciamo, no? Quindi continuare a ricercare miglioramenti è una roba, sì, è una grande impresa secondo me, non è facile. Perché tutto sommato si evolve anche diciamo il modo di suonare il pianoforte, anche le richieste che i pianisti fanno appunto per avere uno strumento che è più consono a loro, insomma. E naturalmente bisogna anche essere propositivi, nel senso che bisogna dare delle nuove idee, confrontarle e vedere quello che si può fare, insomma. Questi 40 anni per me hanno rappresentato veramente una bellissima avventura
E devo dire che sono stati 40 anni di duro lavoro, perché veramente non mi sono mai fermato, e ho cercato veramente di dare tutto quello che potevo dare, ma sono contento di averlo fatto, perché cioè, quello che oggi abbiamo è poi il frutto di questa, di questo sforzo, anche se vogliamo, di questa volontà di poter andare avanti, migliorare e far sempre meglio. Naturalmente non è che siamo arrivati, questo discorso continua e continuerà per sempre, insomma, fino a che sarà possibile.